La partida de nacimiento, los antecedentes penales y un pasaporte son los tres requisitos mínimos para que tú puedas pedir una nacionalidad. Per te ci sono leggi diverse, ci sono procedure burocratiche diverse. Hay una jerarquización y una clasificación de favoritismos dependiendo de tu procedente. Questa parola qui, diverso, 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 poi a sradicarlo è dura. Mi chiamo Zelian Compaore, ho 24 anni e sono un'infermiera. Soy Tessidi, soy saharawi, de origen saharawi. Llevo in Spagna 20 anni. Sono in Italia dall'età di 2 anni e ho la cittadinanza da un mese. Y bueno, estudié aquí en España ingeniería informática, me dedico un poco más al mundo de Big Data y desde hace 3 anni pues, all'attivismo politico per il Sahara. Io sono stata per tutto questo tempo l'extracomunitaria della mia famiglia, l'unica, perché entrambi i miei genitori, dopo lunga, lunga, lunga attesa, hanno ricevuto la cittadinanza e quindi di conseguenza i miei fratelli, essendo minorenni, l'hanno acquisita da loro, però io facevo i miei 18 anni, quindi essendo un soggetto maggiorenne ho dovuto ricominciare la pratica per conto mio e mi sono ritrovata ad essere l'unica extracomunitaria della mia famiglia, tutti con la cittadinanza italiana. Per conseguire la nazionalità esistono classi di persone. Se sei saharawi o se sei di paesi come che non hai un certo accordo, non riconosciuti come colonia di Spagna, pues estás unos 10 años. Otra cosa es el procedimiento y el tiempo que tardan en concedértela, que eso ya es sumado a los 10 años. Por ejemplo, en mi caso estuve 10 años más otros 5 años, o sea, 15 años para que te den la ciudadanía. La partida de nacimiento, los antecedentes penales y un pasaporte son los tres requisitos mínimos para que tú puedas pedir una nacionalidad o regularizarte donde sea, ¿no? En un país que no es el tuyo. Per diventare cittadini italiani, se si è extracomunitari, bisogna avere la residenza in Italia per 10 anni. Ci vuole un ISE, un minimo di ISE. Devi un po' produrre per lo Stato, per farti avere un po' la cittadinanza. Io ho iniziato la pratica della mia cittadinanza nel 2018. E finalmente a settembre 2022 sono stata chiamata dalla prefettura provinciale a consegnare gli originali dei documenti e a dicembre ho fatto il giuramento, ho giurato sulla Costituzione italiana. Hay una falta de empatía, falta, digamos, no hay un trabajo psicológico de entender a las personas que están solicitando estas cosas. Uno de los problemas que más se encuentran las personas en general es, primero, la falta de formación de las personas de administración en extranjería. Segundo, arbitrariedad, es decir, en una administración te pueden exigir unas cosas y en otra totalmente diferente te pueden exigir otra cosa diferente. Otra cosa también que te limita mucho en no tener la ciudadanía es tu capacidad de poder moverte dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, cuando yo terminé la carrera, yo no podía ni ir de Erasmus, ni trabajar en otro país, ni nada. Tu preocupación constante de perder tu trabajo. Io mi sono resa conto personalmente che il fatto di non avere la cittadinanza fosse ostativo nel momento in cui mi sono laureata. Io mi sono laureata come infermiera il 24 novembre del 2021, però nel momento in cui sono andata ad iscrivermi all'albo professionale, la mia laurea doveva essere un attimino passare, fare un altro passaggio al Ministero della Salute per una validazione, diciamo. Perché la mia laurea deve fare ancora questo giro? La risposta è molto semplice, non è la cittadinanza italiana. Incluso dentro del mismo sistema hay una jerarquizzazione e una classificazione de favoritismos dependiendo de tu procedente. O sea, es que de base ya eso es racista. Y luego te dicen, no, no existen leyes racistas. No, no existen, pero definidas sobre el escrito, pero el que al final aplica la ley, el sistema y todo el mundo que sigue toda esa vertiente hace que el racismo institucional sea, vamos, el pan de cada día de muchísimas personas. Ti rendi conto que per l'Italia sei diverso, perché per te ci sono leggi diverse, ci sono procedure burocratiche diverse. Questa parola qui, diverso, 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 in un modo o nell'altro ti si incastra nel cervello e poi a sradicarlo è dura. Se si riesce a circondarsi di persone che stanno magari passando lo stesso percorso, si riesce a fare un po' fronte comune. Io ho trovato molta serenità e rassicurazione
attraverso il collettivo di italiani senza cittadinanza, perché lì mi sono resa conto di quanti eravamo. Parliamo di numeri immensi, senza i miei amici, senza il supporto di queste persone che vivevano la mia stessa situazione, io sarei stata persa. Alla prossima crisi di governo potrò votare, che è una cosa a cui tengo davvero tantissimo. Per me, algo che è fondamentale è votare. Tu puoi essere che non tenga la cittadinanza spagnola, però tu contribuisci al sistema tributario, tu trabajas per questo paese e contribuisci non solo a livello economico, sino con tuo cerebro e con tuo sforzo a costruire questo paese un paese migliore. Io ora è la prima volta che empiezo a tener interesse per le elezioni in Spagna, perché è la prima volta in mia vita che voglio poter votare e llevo 20 anni. Y pago Hacienda como todo el mundo y hago mis cosas en este país y soy un ciudadano más, pero no tenía ningún interés debido a eso, porque el sistema automáticamente te cancela. Claro, eso amarga a las personas que son migradas. ¿Por qué? Porque primero no se puede migrar a otro país a buscar mejores oportunidades, te quedas aquí. Queste tematiche che riguardano delle minoranze non si parli mai abbastanza, perché non c'è un tavolo ufficiale su cui farlo. E quindi le persone che sono colpite da queste problematiche se lo devono costruire da sole il tavolo. E i social, da questo punto di vista, stanno facendo molto. Io ho scoperto di non essere l'unica grazie appunto a questi collettivi in cui ragazzi di seconda generazione, diciamo, raccontano la loro storia, che alla fine è la mia, è quella di qualcun altro, molto molto simili. Non abbiamo gli spazi per poterlo fare, quindi i social rimangono ad oggi l'unico posto in cui possiamo spingere un po' su queste tematiche. Mi fa un po' sorridere il fatto che anche i politici non abbiano idea di come funzioni la legge sulla cittadinanza e ogni volta ne vogliono proporre una che fa più schifo di quella precedente. No? Se sei pakistano, indiano, che vuoi un attimino un diritto, no, tu non... No. La gente non sa da dove viene. Secondo me questo qua è il motivo per cui ancora adesso si crede che una persona abbia più diritti rispetto ad un'altra. Se facciamo un attimino un passo indietro e siamo sinceri con noi stessi, ci rendiamo conto che non è così.